entusiasta davvero. Qualche tempo fa qui si passava tranquillamente. Un'altra frana, smottamento, la strada. Ma non hai paura a venire su tutti i giorni? No, non. No, Ma mi sono passato fin 2 giorni fa con la macchina. no, ma dico, a parte che non si può passare con la macchina, ma Dio, così che viene giù tutto, no? Non è che. bisogna stare attenti perché. Prendendo proprio così, svio. E là è il col, e tende il nervoso, qua la roba via passora. Ormai i gabbioni qua gli ordinari, ormai. Se vedi qua così qua, i gabbioni qua ormai niente. Non reggono più, eh. C'è Meno tutto un scappato. peso. Qua ieri sera non era, è stato stanotte che la foca là. Ah. Visto che la foca non c'era. Quindi ogni mattina è una sorpresa qua. Ogni mattina una sorpresa. L'altra mattina la spareggiata del ponte, che sono passata la sera, non era niente, la mattina era giù. Puoi dire qualcosa al nostro caro sindaco? Non lo dici Già più detto niente tutto, perché. vero? No, non lo dici più niente perché mi fa niente. E allora ha visto che se ne vuol fare, È vero? se ne vuol fare, basta. I parla solo però fatti zero. Sì, Tutto qua. parlano con ordinanze di divieti e Sì, basta. poi mi fanno le tabelle e basta, lo riaposto. Infatti. E qua tutti i problemi escono, perché sì, che passa a rischio anche a piedi, insomma. Infatti. Ma un progetto, non te l'ho detto niente, qualche iniziativa, qualche intervento così urgente per. Deve andare in regione, però quando? Ah, Deve andare a Venezia in regione per via del suo problema. Qua 5 mesi non sta fatto niente. Il primo giorno che ho detto, tiriamo fuori l'acqua sopra, la mettiamo dentro sulla valle, no? Forse questo qua non succedeva, no? L'acqua correva di là, c'era il suo percorso e. Perché non è incanalata dentro la No, valle, no, allora. E qua sta. questo è un intervento da farsi Ma subito senza l'acqua. problemi, però non sono ci vogliono soldi o chissà cosa. Sì, ma là bastava su con il muragno, facevano un canale, no? E tirava l'acqua dentro. Forse l'acqua qua non veniva più giù. Vedi. Interventi non costosi, però che risolvono in parte il problema. Sì, forse si evitava sta voglia qua. Perché l'acqua che viene giù continuamente. Questi tu vedi là, ti vedi un melma Sì, e proprio la via. Adesso è pericoloso passare anche a piedi, insomma. Da questo, dopo questo accorato appello del signor Antonio Barzan, che rivolgiamo al comune, alla provincia e alla regione, sperando che. Perché diventa sempre più grave, no? Perché già si è mossa la spalletta del ponte. Se si muove tutto il resto, allora chiudiamo la valle e l'acqua doveva finire. Perché se si chiude la valle qua, l'acqua continua a buttare. Certo. Allora. Bene, della Val Cantuna, via Paradisi, chiudiamo qui, con la speranza di vedere al più presto gli interventi necessari per Che è realizzato qualcosa. Sì, sistemare la viabilità se vedi verso qua, i Paradisi. sto abete qua, come mi giù, sono due, vedi che sono inclinati. Qui arriva giù sul ponte, là dove via, guarda. Qui arrivano là. Si vede proprio, è evidente lo smottamento del terreno. Però almeno questa valle potrebbe essere ripulita, non è che ci Questa vuole qua è chissà cosa. quello spinale di questa qua, che non si dà la prima. Però se senti che c'è il bianco qua, tanto di grande. Veramente un disastro. È anche una tristezza vedere come lo Stato Perché adesso, abbandoni se vedi il anche là, territorio. vedi là, la seconda briglia si sta muovendo, vedi, non questa, ma quella sopra, vedi là, c'è una fessura. Perché il terreno spinge tutto, se lo spinge tutto qua. Appunto 5 mesi fate niente, allora l'acqua non Qui il ponte, il cemento armato, frantumato, guarda che roba. E qui niente, chiudiamo qui.